Sono stato allevato cattolico e felice. Poi, con l'adolescenza, ho scoperto il mondo moderno e la vita. Poi non ne potevo più, perché avrei dovuto scegliere di comprarmi una casa a schiera, un appartamento, fare un mutuo e decidere che la vita era finita. E allora sono andato un po' in giro per l'Europa e mi sono ritrovato a Berlino. Tarda notte in cui ero malato, febbricitante, in una discoteca impossibile, ho conosciuto Massimo Zamboni, che era di Reggio Emilia e che io non avevo mai visto. E anche lui probabilmente aveva voglia di cambiare vita. Volevamo fare della musica moderna, volevamo dire la nostra, fieri e orgogliosi. Paese si viveva ancora un lungo medioevo che stava per finire. La fine del medioevo ha coinciso con l'arrivo della strada asfaltata, per cui si poteva arrivare nel 52, l'anno prima che nascessi in paese, sulle ruote. Prima si poteva arrivare a piedi o a cavallo. Io dovevo studiare e la possibilità di studiare davvero non era andare a scuola qua al Cerretto dove c'erano due pluriclassi, ma era scendere in pianura e andare in collegio. È un momento tragico della vita a ripensarlo. Materialmente è successo che alla fine dell'estate del 1959 abbiamo preso la corriera e siamo scesi verso Reggio Emilia. Era tardo pomeriggio di fine estate e siamo arrivati al tramonto al collegio di Roncolo. Sulla porta c'era suora Aurelia Strozzi, la madre superiora. Io ho avuto un attimo di panico e suora Aurelia ha deciso che dovevo salutare lì mia madre e entrare con gli altri bambini e mia madre non l'avrei rivista. E niente, sono entrato in collegio e ho sempre fatto affidamento sul patto che avevamo fatto io e mia nonna. Io ero in collegio per studiare e quindi avrei studiato. Mi ero ripromesso che non avrei mai giocato in collegio e ho passato 5 anni in collegio elementare. Credo di essere stato l'unico bimbo che non ha mai fatto una partita a pallone. Erano pochissimi i libri per bambini. In compenso c'era una moltitudine di vite di santi e martiri. Tiravo le coperte sopra e con la pila sotto le coperte leggevo i libri.
Il distacco dalla Chiesa Cattolica non è avvenuto perché io imputassi alle persone che avevo conosciuto all'interno della Chiesa Cattolica delle negatività, no. Suor Aurelia Strozzi scoprì che avevo una bella voce e quindi decise che sarei stata la voce solista del coro che si stava organizzando. Quando finì il tutto, c'era mia madre vicino al direttore, probabilmente stavano parlando tra di loro. Domagnani mi guardò, poi guardò suor Aurelia Strozzi, guardò mia madre e disse: male che vada, ne faremo un cantante. Decise anche che questa dote andava coltivata, per cui uscì un maestro. Io credo si chiamasse Modini. Era un vecchio violinista, un naso. In questo presente che capire non sai, l'ultima volta non arriva mai, l'ultima volta non arriva mai. In questo presente che capire non sai, sei tu, sei tu, sei tu. Terza o quarta elementare, suor Aurelia Strozzi decise che io avevo proprio una bella voce e quindi dovevamo andare allo Zecchino d'Oro. Io non sapevo cosa fosse lo Zecchino d'Oro. Lei e il maestro decisero di preparare un'Ave Maria, una versione barocca per voce e violino, con molti virtuosismi. Partimmo in macchina, allora andare a Bologna era un lungo viaggio. E niente, poi ci ritrovammo al cospetto di Mago Zurlì e cominciò una scena veramente incredibile in cui io e il maestro Modini eravamo sullo sfondo, attoniti, e suor Aurelia Strozzi voleva convincere Mago Zurlì che era assolutamente doveroso che ci fosse una canzone religiosa all'interno dello Zecchino d'Oro. Mago Zurlì si rifiutava di ascoltare l'Ave Maria perché non rientrava proprio nella... E suor Aurelia Strozzi invece ci faceva attaccare. Mago Zurlì è in parte spaventato. Cercava, non potendo aver ragione di suor Aurelia, di trovare un punto di contatto con me. E per cui cercava di parlarmi e mi chiedeva: ma dai, c'è una canzone che ti piace? Io non conoscevo nessuna canzone. Lui mi citava dei titoli e io non sapevo cosa fossero. E la storia finì così, in maniera tragicomica. Per cui ce ne tornammo a casa, lei molto triste, io e il maestro Modini molto sollevati. Credo di non avere mai più cantato in vita mia, fino a che non decisi di fare il cantante dei CCP. Pensavo allora che fare il cantante fosse una cosa, come dire, poco seria, non è un mestiere che si può fare nella vita, insomma ci sono 100.000 mestieri. Dovresti essere più sensuale. È dura. No, mi piacerebbe anche a me. Quando trovo qualcuno dice: cosa fai? Io faccio il fornaio. Cazzo, che meraviglia, ma che bello. C'è un lavoro in cui ci metti la testa, le mani e vedi quello che succede. Tirami su fin tondo nello spazio, nel tempo. Salgo in verticale, i monaci in clausura, immobili. Viaggiano l'alto e il basso senza appellimenti.
cadono di vertigine. Strisciano verso il ritmo i tarantolati, schiacciati dallo spazio senza tempo. Viaggiano i viandanti, viaggiano i perdenti. Viaggiano i perdenti, più vatte i mutamenti, viaggia sua santità. In realtà io tornavo a casa da sempre dei CCP, in cui per due estati facevamo concerti da 4-5 mila persone, in una dimensione proprio all'opposto della mia dimensione familiare. E niente, io tornavo a casa da qualsiasi situazione e passavo dalla stalla, mettevo a posto i cavalli. Prima di entrare in casa io entravo nella stalla e la stalla e i cavalli in realtà erano l'equilibrio tra una dimensione e l'altra. Io entravo nei recinti e prima che io vedessi i cavalli io li sentivo nitrire, i cavalli mi venivano incontro. Ecco, un nitrito di un cavallo che ti viene incontro, basta, è una rottura. Funzionava anche essere il cantante dei CSI, ma se non avessi potuto tornare ai pascoli non ce l'avrei fatta, mi sarei bruciato in un mese. Alpe suono arcano, emersa dal fondale di un antico mare, tetide. 10 milioni di anni fa, con tutto l'Appennino. Alpe fu tropicale, elefanti, grandi felini, rinoceronti. Alpe fu glaciale, orsi, linci, renne, popolarono le valli. Ultimo, non indifferente fu l'uomo, eroi, dei riti. D'arcaiche civiltà, perse alla memoria, dimorano nel mito, diventano leggenda. La malattia ha segnato tutte le tappe della mia vita adulta. In realtà avrei dovuto prepararmi, dovevi dirmelo. È una componente essenziale della mia vita, ovviamente non determinata da me, però tutto è legato alla malattia in realtà. La prima malattia seria l'ho avuta in seconda liceo ed è stato proprio da su, e lì ho capito che la malattia è la parte più vitale della mia vita. Detta così è bella. Sono andato in ospedale, mi hanno fatto tutte le visite e tutto quanto, e l'ho scoperto con un attacco di appendice, insomma. E quindi c'era il momento in cui loro mi hanno aperto, hanno scoperto che era l'ultimo momento per salvarmi la vita, perché in realtà era già andato in peritonite e quindi ero veramente molto, molto, molto malmesso. Questa era stata la causa di morte di mio padre. A me sarebbe successo la stessa cosa. È stato un salvataggio in extremis. Ho fatto una lunghissima convalescenza. Cioè sono stato un mese in ospedale, praticamente. In quel mese è cambiato il mio approccio al vivere. E ho scoperto in ospedale la contestazione, che stava nascendo il 68. L'immagine della gioventù ribelle, cappelloni, minigonne, cioè figurati, in ospedale, non aver niente da fare tutto il giorno. Sono uscito proprio, cioè, con una tensione verso questo nuovo che stava arrivando.
la mia vita è cambiata completamente. Ho smesso di essere un bravo studente, per cui i miei voti sono crollati, sono diventato un giovanotto moderno. Cosa volete? Di che cosa vi fate? Dov'è la vostra pena? Qual è il vostro problema? Perché vi batte il cuore? Per chi vi batte il cuore? Meglio un medicinale o una storia infernale? Meglio giornate inerti o dei capelli verdi? Eppur tutto va bene, va proprio tutto bene. Manca un po' d'appetito e il Valium per dormire l'ho finito. Con mia madre dalla prima malattia fino a che io ho avuto, quindi dai 14 anni ai 44 anni, non ci siamo mai guardati negli occhi, non ci siamo mai toccati. Io ero la, come dire, una delusione totale in atto. Lei guardava me, guardava la mia vita e io vedevo il velo nei suoi occhi, proprio non il disprezzo, che non, un dispiacere assoluto. Dopodiché lei ha dato da mangiare, ha ospitato tutte le persone che io ho portato in questa casa, cioè è stata gentile con tutti, non ha mai detto una parola, però per lei era veramente, cioè, nemmeno la parola delusione rende l'idea di un dispiacere assoluto e assolutamente tenuto nascosto. Vivo tutto, sono vivo anch'io. Questa chiesa, che è la chiesa di San Paolo, si venera anche San Rocco, che sta sulla destra, che protegge l'uomo dalle pestilenze. Quando lui è diventato santo, proteggeva dalle pestilenze materiali della carne, infatti ha una piaga sulla coscia, che un cane gli lecca, non è molto salubre dal punto di vista contemporaneo e medico. Credo che San Rocco abbia molto da fare per proteggere l'umanità anche dalle pestilenze della mente. Ci sono solo le pestilenze della casa. Quello in cima qua è il passo delle 100 croci, che è l'antico passo del Cerreto,
il valico dell'antica strada celtica, poi romana, poi medioevale, matildica. Sono paesi abbandonati, è bellissimo. E la gente che ha abbandonato le case di Camporagana, il 90% di loro abita in case molto più brutte, per cui paga l'affitto in situazioni di grande disagio, però sono convinti di aver fatto un passo verso il benessere, e se la convinzione è questa, è così. Vagliela dire che no, che prima erano poveri e liberi, adesso sono poveri e schiavi, però è più facile. Quando noi ci siamo trasferiti a Reggio Emilia, abitavamo a 100 metri dalla sede del Partito Comunista. 30 metri e c'era la strada con le puttane, e altri 20 e c'era la strada con i comunisti. E mia nonna era più spaventata dei comunisti che delle puttane. Lei mi diceva: non guardare in questo modo, sono signori anche loro. Non si giudicano. Per un bimbo una puttana sulla porta di casa era, insomma, qualcosa... Io ero molto, molto attratto. Ma lei era più spaventata dei comunisti. Cos'era il PC a Reggio Emilia? Il PC era la cultura, la socialità. A Reggio Emilia il PC era tutto. Quando noi... la storia dei CCP, e venivano i nostri amici tedeschi a trovarci e li portavamo alla festa dell'Unità a Reggio Emilia, noi sapevamo già del loro stupore, loro non potevano credere. Città, in questa provincia, io conosco solo persone che hanno a che fare col PC, tutta l'economia, tutta la cultura, tutta la ricchezza in realtà era gestata attorno a questo sistema politico-sociale. Si è allargato in maniera che va molto al di là dell'ideologia. È una storia tutta da scrivere, ma è una storia ancora in atto. Io poi sono diventato subito, appena sono entrato nella dimensione della politica, un estremista. Da studente sono stato militante di Lotta Continua per tantissimo tempo, fino a che è esistita Lotta Continua. Poi volevo fare qualcosa di più sensato, di più utile. Mi sono reso conto che quello era un ghetto. Io non potevo vivere in mezzo a gente che si vestiva come me, la pensava come me, cioè, sì, l'idea del ghetto, insomma, in cui tu ti senti forte perché hai intorno a te un nucleo che la pensa esattamente come te, quindi ti dà forza, ti dà legittimità. È finita così, poi ho continuato in realtà a leggere, a comprare tutti i giorni Lotta Continua, a sentirmi un militante di Lotta Continua, perché non è che le cose finiscono da un giorno all'altro. Ieri all'assemblea c'erano 10.000 compagni
Dico, qui l'autonomia è rispettata. I tre giorni del grande convegno dell'autonomia che c'è stato a Bologna, li ho vissuti in maniera molto, molto drammatica, perché nel servizio d'ordine che conteneva il corteo c'erano tutti i miei amici della montagna, del sindacato. E io gli volevo bene, insomma, come dire, c'è un rimescolamento di rapporti umani e di rapporti politici che hanno dato una bella botta a far sì che potessi ricondurre la politica all'interno di una dimensione sociale e non fideistica. Cioè, la politica non è una religione, è, come dire, è una necessità di sopravvivenza nel sociale, però deve essere contenuta in quello che è il suo spazio. Sono un po' terrorizzato da quelli che pensano che la politica sia una religione di vita. La corte transumante di Masseta alleva doma a destra, razzette di cavalli, residuo d'altri tempi, muti testimoni di ciò che siamo stati e non siamo, cavalli di montagna, da basto, da sella, da slitta, cavalli di saggezza. Alleva doma e a destra cavalli maremmani, legame incarnato tra Alpe e Maremma. No, ricomincio. Via. Una libera compagnia tra uomini, cavalli e montagne. Una disciplina fisica e mentale, luogo d'esperienza e conoscenza tra storia e geografia. La corte transumante di Nasseta e cultura. Panchettino, un panchettone. Ho scoperto che in realtà ho una grossa tendenza a somatizzare il disagio e il dolore, per cui una gastrite è diventata velocemente un'ulcera, poi è diventata un'ulcera perforata e poi sono stato operato 3 volte allo stomaco, l'ultima volta mi hanno tolto praticamente 2/3 di stomaco perché era una rete. Come la prima volta che ho rischiato di morire, ho cambiato, poi sono uscito ed è cambiata la mia vita, la seconda volta in realtà sono uscito, non è cambiata la mia vita, ma si è molto complicata. Io non capivo più niente, non mi tornava più niente delle cose che stavano succedendo intorno a me. La mano. Ho usato la musica per guarire.
pensato che per quanto fosse faticoso, d'accordo con i miei medici, ho detto no, io ricomincio subito con i concerti, ma era molto fatica, era una specie di cadaverino ambulante. Cioè prima di salire sul palco mi facevano due punture. Mi ricordo un concerto a Roma, a Toio, tipo 17.000 paganti, io che non vedevo niente, mi sentivo svenire, mi attaccavo all'asta del microfono proprio a ondate. Vabbè, una bella convalescenza. Comunque la musica mi ha salvato la vita, in quel caso anche tutti gli amici che avevo intorno, insomma. In un'altra operazione che non ti ho raccontato, insomma, prima di quella del 94, mi ricordo che pensavo, e se io morissi, cosa rimane della mia vita, dei pensieri da moribondi ovviamente, da ospedalizzati, cosa rimane della mia vita e di tutto quello che era la mia personalità, insomma, la mia esistenza, la mia persona. In realtà io dicevo, vabbè, se muoio non rimane niente. Nel 94, pensando lo stesso pensiero, la sera prima dell'operazione, ho pensato che, vabbè, rimanevano i dischi dei CICP e rimanevano anche rimanevano i dischi dei CSI. Cioè, e mi visualizzavo tutte le copertine dei dischi e pensavo, beh, comunque se muoio adesso, rimangono i miei dischi. Non sono un voto a perdere, né uno sporco impossibile, né un marchio registrato, né un prodotto di mercato. Non sono un punto fermo, una realtà di base, un dato di fatto, un dato per perso. Non ho codici segreti, né codici cifrati, non cerco centri di gravità permanenti. Io sono una pratica evasa, sono una vertenza chiusa, un vicolo cieco, un pozzo senza fondo. Sono come tu mi vuoi, sono come tu mi vuoi, sono come tu mi vuoi. Tranquillizzato dal fatto che una piccolissima parte della mia persona, della mia individualità, sarebbe rimasta comunque in una decina, non so quanto, di dischi. La cosa riusciva persino a consolarmi. Un'erezione, 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 un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto. Spermi, 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 spermi indifferenti. Peringo indigesti, peringo indigesti, peringo indigesti. Una strana stagione, mi aspetto sempre che torni una coda d'inverno, a svegliarmi, aprire le finestre la mattina e trovare la neve. Perché oggi è il primo d'aprile.
Io ho una profonda percezione del mistero che riguarda tanto la creazione, proprio l'esistenza del mondo, l'esistenza dell'umanità. Ho sperimentato l'abbandono e la ricerca di qualcosa che fosse più confacente a mio modo di pensare. Per ciò che riguarda la dimensione religiosa, la maggior parte di quello che io percepisco comunque è ferma alla soglia del mistero, non è una comprensione. Se dire io sono cattolico non significa, sono solo gli sciocchi che pensano che questa sia una dichiarazione ideologica. Non è la soluzione dei miei problemi. Racconto di ciò che fu, che è stato, dovrebbe essere saga, canto eroico dei canti, un canto sempre cantato. Risuonò nelle valli, sulle cime, tutto era selva, tutto era foresta. Sento una grossa necessità di silenzio e subisco moltissimo il fascino del silenzio e vorrei parlare solo nella misura dello stretto necessario, perché sono un po' disgustato dalla umanità che mi circonda in senso lato, di cui facevo parte anch'io. Mi sembra che gli uomini siano sempre più
dei veicoli gesticolanti e vocianti, per cui tutti parlano a bocca aperta, parli anche lei, dica questo, dica quest'altro, ma lei cosa pensa, ma lei cosa deve dire? Boh, forse è necessario, io comincio a sentirne il peso e la stanchezza. Cavalli erano parte di ricordi dell'infanzia, un grumo molto profondo che non potevo toccare. Tutto è cambiato quando è finita la storia dei CCCP e quando finimmo quella storia pensai che era proprio ora di cambiare radicalmente la mia vita. Con quei soldi avrei comprato una cavallina. Prendermi cura di un animale mi ha aiutato in un percorso vitale di ritorno, proprio di ritorno alle origini, di ritorno a casa, di ritorno all'infanzia, per ricostruirmi un altro modo di vivere, visto che quello che avevo sperimentato alla fine si era dimostrato di ben poca soddisfazione, insomma, comunque non assolutamente adatto a me. Prima volta che sono caduto da cavallo, siamo caduti io e il cavallo, la mia puledra, le prime volte che la montavo, e ci siamo rimasti così male tutti e due che siamo arrivati a casa tremanti. La caduta metafisica invece, sai quando hai un granello che è proprio piccolissimo, però è in quel posto lì che cioè, diventa un fastidio insostenibile ed è un granello. Beh, è la stessa cosa, insomma. La cosa contro cui mi sono più scagliato durante tutta la mia adolescenza, durante tutta la mia giovinezza, pensando che l'origine di tutti i mali o di buona parte dei mali fossero riducibili alla famiglia e alla religione, scoprire che molto di male sta all'interno delle famiglie e molto di male sta all'interno della Chiesa. Però comunque senza famiglia non si vive, senza Chiesa non si vive, per cui il male è impossibile che non ci sia. Anche questo arricchisce proprio la dimensione dell'uomo. L'uomo deve percepire il tragico dell'esistenza. Quando io sono nato, che è stato il periodo, forse il periodo più triste di questa casa, perché mio nonno era appena morto, mio padre, che era la persona che doveva garantire la sopravvivenza, è morto d'improvviso. Mia madre, che era incinta di me, ha dovuto accettare l'idea di vendere le bestie. Ho un vago ricordo dell'ultima mucca che abbiamo venduto e io ero disperato all'idea di non avere più animali. Oggi, per potermi permettere una stalla di cavalli, io ho assolutamente bisogno di costruire una compagnia equestre, perché altrimenti questa possibilità non è più data. Mi capita un altro periodo, è un altro pezzo della storia dell'umanità. Comunque cerco di salvaguardare la storia, la mia storia, la storia della mia famiglia, la storia di questa comunità e di questa gente. Che sia un anno, che sia tre, che sia 10, 12, quelli che sono, insomma, non mi dispiacerebbe morire avendo di nuovo gli animali intorno a me. Senza i
cavalli non è possibile concepire la storia dell'uomo. Fino a che l'uomo non è salito a cavallo, non è cominciata la storia. E quando l'uomo è sceso da cavallo, comunque la rivoluzione industriale ha reso onore al cavallo chiamando cavallo vapore l'unità di potenza meccanica. Sembra di raccontare una favola preistorica, in realtà stiamo parlando di pochissimo tempo fa. Sono cresciuto con una vecchia nonna, con degli zii, con dei vecchi, sul ritmo dei racconti, che erano racconti epici, ed è rimasto nascosto nella mia mente questo incedere letterario un po' demodé, un po' desueto, che invece io trovo molto congeniale alla mia voglia o necessità di raccontare di un mondo prima che se ne perda completamente la memoria. Questo teatro equestre è l'incontro tra un signore dei cavalli, un signore delle parole. Io considero Marcello l'equivalente coi cavalli di quello che faccio io con le parole. E poi necessariamente di una signora che è la moglie di Marcello. La nostra volontà è di raccontare la storia epica delle nostre montagne, però per farlo abbiamo scelto una compagnia di cavalli, e non cavalli a caso, ma dei cavalli molto specifici, dei cavalli che hanno brutta fama, hanno fama di essere cavalli indomabili o intrattabili. Uno oggi pensa al teatro come un teatro psicologico, come un teatro di denuncia, come un teatro di ricerca. No, noi vogliamo fare un teatro arcaico e barbarico, un teatro di sangue, di carne, di azioni, di sudore, di polvere. È l'unico modo per raccontare una storia che può anche risultare molto utile rispetto al futuro, perché nessuno ha idea di cosa sia il futuro. Mia famiglia, che è sempre stata una grande famiglia di Cerreto Alpi, nel Settecento ha avuto una grave crisi e una notte ci hanno bruciato il branco grosso delle pecore. Ci hanno bruciato 280 pecore nella stalla, cioè praticamente il grasso che arrivava in centro al paese, avevamo la stalla qua in mezzo a questo monte, alla mattina c'era la colata di grasso. La possibilità di vivere sulle montagne facendo gli allevatori ha coinciso con la pratica della transumanza. D'inverno le bestie e parte della famiglia si trasferiva in Maremma, per cui tutta la nostra vita è sempre stato un continuo andare e venire dalla Maremma. Si transumava d'autunno dai crinali e le valli, con greggi e cavalli, a svernare tra pascoli palustri e le radure dei carbonai, in attesa di un maggio che non arriva mai. Thank you.
quando mia nonna ha pensato, ha detto, sei un ometto e adesso andiamo a vedere un morto. Allora la morte era una dimensione molto forte del vivere, dell'esistenza. Per cui siamo entrati in questa casa con le donne che piangevano, con gli uomini fuori, con i bambini. Hanno fatto le condoglianze, io ero con lei. E poi l'abbiamo guardato e poi mia nonna mi ha detto, è un nostro parente, devi dargli un bacio. E io ho sentito il gelo della morte. E da allora io tutte le persone che sono morte in paese, e sono state tante, io le ho sempre guardate tutte, e sono cose molto naturali che vanno insegnate ai bimbi. Che si debba morire vuol dire nelle persone concrete, non che si debba morire generico. Che si debba morire vuol dire che muore tua madre, che muori tu. E sarebbe dire come fai a vivere. Come fai a vivere? Ah, già non l'ho deciso io, perché se avessi dovuto decidere io di vivere, forse avrei avuto delle difficoltà. Mi ci sono ritrovato in mezzo. Mi piace anche, lo prendo nella sua complessità, che significa anche che morirò. Non c'è altra possibilità. Non ci vuole una vita per accettare la morte. No, si impara da bimbi, è una delle prime cose che si imparano. Si impara l'alfabeto, si impara a parlare, si impara a leggere, si impara a conoscere la morte, si impara a pregare, si impara a piangere, a ridere. La città permette questi voli mentali, questa dimensione, come dire, artefatta del vivere, ma la vita in montagna, la vita con gli animali non lo permette, perché la prima cosa che tu impari è a veder nascere e morire, e non è che... Cioè, quando ti poni il problema l'hai già risolto, perché l'hai già visto troppe volte. Tu sei parte di questa storia, tu puoi dare la morte, tu puoi dare la vita, tu sei parte di un gioco che è molto più grande di te. Nella mia vita ci sono state 4-5 malattie e una guarigione. L'opportunità di andare in Mongolia, sono andato subito a Mosca, nella Mosca della caduta del comunismo. 151, 154. L'impero che si sta sgretolando. E poi un lungo viaggio in Transiberiana, in un mondo allo sfascio, in cui non c'era più niente, si stava sgretolando l'ordine, i negozi erano vuoti, si arrivava nelle stazioni, c'erano migliaia di persone con soldi in mano che compravano qualsiasi cosa tu avessi da vendere, perché non c'era niente da comprare in tutte le città siberiane. Anche il nome, ma soprattutto il fatto che i mongoli sono i cavalieri per eccellenza nel mondo. Proprio l'idea della pastorizia, non solo i cavalli, le pecore, i cammelli, le mucche, che sono poi insomma, proprio l'idea è il sogno dei pastori e la Mongolia. Un cammino a ritroso attraverso i disastri della politica verso un Eden naturale in cui ci sono solo i pastori e gli animali. Ogni tanto qualche strana presenza
spirituale. Ho conosciuto anche di persona una sciamana dei Tuva, poi se n'è andata via su una renna. Ci sono voluti anni per tornare a casa dalla Mongolia. Sono tornato a casa dalla Mongolia quando sono tornato a casa dall'ospedale dopo che mi avevano tolto il tumore. L'ultima tournée che hanno fatto i CSI, io ho passato un'estate in cui stavo sempre peggio. Era il periodo in cui insomma i CSI erano in grande fortuna, tutte le cose andavano bene, tutte le cose andavano sempre peggio e io avevo questo malessere e pensavo c'è qualcosa di profondamente negativo nella mia vita, è localizzata qua, è una cosa... un negativo enorme, ma è una cosa rotonda, esterna a me che mi... E mia cognata un giorno mi ha organizzato una trappola, in sostanza mi ha invitato a casa sua, alla fine di un concerto, e mi ha portato in ospedale. E il medico mi ha guardato e mi ha detto, Ferretti, lei ha un tumore di 12 centimetri... è proprio fatto un tumore di 12 centimetri, un CD in realtà era. Localizzato qua, in un polmone. Io ho guardato il dottore e ho detto, vabbè, ma allora se è dentro possiamo provare a toglierlo, perché io ero convinto che questa cosa fosse fuori. Mia cognata ha smesso di piangere, mi ha guardato e mi ha detto, ma stai fuori Giovanni, ma ti sta dicendo? E gli ho detto, sì, vabbè, io so che ho qualcosa di, come dire, ho qualcosa di rotondo, che da cui esce tutto il mio, ma se l'abbiamo dentro proviamo a toglierlo. Quando è finita la storia dei CSI, quando è finita la storia con Massimo, quando è tutta questa cosa qua, in realtà io mi sono ritrovato in un ospedale, subito pensavano che mi avrebbero tolto un polmone, poi pensavano che me ne avrebbero tolto mezzo, poi pensavano che mi avrebbero tolto un terzo, in realtà si è verificata questa plausibilità che il tumore è stato portato via senza togliere niente, non il polmone, non metà polmone, neanche una... soltanto un pezzo di polmone. La prima volta che sono entrato nel reparto di medicina nucleare sono rimasto sconvolto. L'unico tempio di questa città, questo è l'unico spazio religioso al di fuori delle chiese che c'è in questa città. Mi sono sentito, a mio agio, un posto serio, dove la vita e la morte sono lì, li vedi nelle facce, negli occhi. Pensavo che quel posto fosse un posto ma così pieno di vita, perché la morte era lì. E quindi ho proprio pensato, questo è uno spazio religioso. Ho dovuto imparare anche a respirare.
E quindi è stata in qualche modo una rinascita. Tutti i nostri paesi sono cristiani dalle origini, per cui la simbologia delle case è sempre la simbologia mariana, c'è sempre la Madonna col bambino, che è la cosa che tra l'altro era più simile alla cultura celtica che in qualche modo la precedeva. La nostra simbologia non è basata sulla croce ma sulla maternità. Dopo la mia malattia, in realtà sono trovato a far fronte ad una malattia della persona a cui volevo più bene e con cui avevo fatto la pace da poco. Mia madre è sempre stata una madre molto severa, molto poco mamma. Mi sono reso conto quando ero grande e quando ero bambino che sgambettavo, che insomma, facevo ridere tutti, facevo piangere mia madre. Cioè mia madre chiamava Giovanni e pensava che lei era vedova, che Giovanni in realtà era suo marito, che non mi aveva mai visto. Io ero il suo dolore in atto, una cosa terribile in qualche modo. Poi man mano che io crescevo e lei cominciava a essere un po' più tranquilla, io ho preso una strada di vita che lei non poteva accettare in qualche modo. Una mattina giù in cucina io sono sceso, tardo panchettone, mia madre era imbarazzata e mi sono seduto a tavola, lei ha detto: una cosa tipo, ci sono delle cose che si fa una fatica a dirle, ma è meglio dirle. Se non si è seduto, io guardavo come pensando, perché comunque non erano i rapporti formali buoni, insomma, non. Lei si è seduta e poi mi ha guardato, mi ha abbassato la testa e ha cominciato a parlarmi e ha detto che aveva sempre pensato
aveva dovuto rendersi conto nel tempo che in realtà non ero così disgraziato come lei poteva immaginare. E che, vabbè, ci sono delle cose che non si possono ridire. Comunque, io sono rimasto molto turbato in realtà da questa cosa qua, per cui sono stato chiuso in camera un giorno e una notte. E il giorno dopo sono andato giù, ho guardato mia madre negli occhi, ci siamo sorrisi come poi abbiamo fatto tutta la vita, l'ho abbracciata, gli ho dato un bacio in fronte, eravamo davvero pacificati. Vedere una madre anziana che ti chiede scusa lascia un segno incredibile. Difatti non ne abbiamo mai più parlato. Non si può, una madre non chiede scusa a un figlio. Ma hai un padrone, mai morte fangum, mai hai un padrone, mai. E siamo già nell'oggi in qualche modo.